stati? Dunque, sembra che sia andata bene, no? La passione sfrenata userà le loro porte. Me lo sento. Siamo delle vere maghe dell'amore. Un bicchierino. Anche tu. Dopo aver consegnato l'ordine potrai tornare a casa. Molte grazie, Alicia. Siete ancora al lavoro? Stavo terminando le ultime cose, ma volevo lasciare tutto pronto per domani. Non vi disturbo allora. La vostra presenza non mi disturba affatto, Camilla. Prego. Volete un caffè? No, grazie. Posso fare qualcosa per voi? Sicura? Contate sulla mia assoluta discrezione, di qualunque cosa si tratti. Io ho disobbedito a mio marito, entrando nel suo studio. Non è così grave, in fondo. Non potrà prendersela con voi. Sì, se lo scopre che cosa ho trovato. Di che cosa si tratta? Documenti che riportano un'incongruenza. Direi insolita tra la data del matrimonio di Emilia e la nascita di Beatrice. Cosa volete dire, Camilla? Che Emilia si sono sposati un anno dopo la sua nascita. Non è strano, Elias? Magari avevano ottenuto la dispensa ecclesiastica. Può darsi. Vediamo. Camilla, dove volete arrivare? Tutto quello che riguarda quella famiglia e mio marito è avvolto nel mistero. A cominciare dalla differenza d'età tra Beatrice e i suoi fratelli minori. Un simile fatto è frequente nei matrimoni tra giovani. Volevano ampliare la famiglia finché lei non fosse cresciuta. Sì. Ma c'è dell'altro che mi fa sorgere dei dubbi. Ditemi. Ho trovato anche i documenti originali della vendita del Harl. Erano firmati da Aurora Castro e... Vi era allegato un documento con cui Emilia, quello stesso giorno, cedevano la proprietà a mio marito. Questo che significa? Che Emilia hanno comprato quella casa a nome di mio marito. Non è mai stata loro. Ed ecco qui un'altra incongruenza. Io mi chiedo, Elias, perché Hernando ha comprato il Haral e Los Manantiales? Se a detta sua non voleva trasferirsi in questo paese. Ne siete sicura? Certo che sì. Ho visto quei documenti con i miei stessi occhi. Ero entrata in cerca di risposte e ho trovato solo altre domande in quella stanza. Prova gli errori, cugina, così che avremmo sempre dovuto trovare nuove strade. Sì, ma nel nostro caso è errore dopo errore. Perché non ha funzionato la combinazione di salsicce e merletti dei nostri Iacamientos? Non c'è ognuno più originale. Forse è troppo originale per un paesino come questo. E poi dobbiamo cercare di essere un po' più conservatori e tornare all'idea iniziale. Ma se Candela non vuole collaborare, non possiamo vendere dolci. Nei miei viaggi intorno al mondo ho appreso che le cose semplici vanno per la maggiore. Che c'è di più semplice di una scatola? Perché cercare il suo contenuto fuori dal nostro campo? Guardati intorno. C'è un'infinità di cose che le persone vorrebbero. Basta selezionarle e venderemo gli Iacamientos come caramelle. Ah, hai ragione, caramelle, caramelle. No, no, avevamo detto niente dolci. Che ne pensi di fagioli burlotti e due scatolette di sardine? Mari e monti, mi piace. Mi piace, può essere una buona idea. Ora facciamo subito una prova. Buonasera, Mattias. Continui a non voler entrare nelle forze armate, vero?
No, ma dovrei dire la verità. Perfetto, perché in un caso o nell'altro abbiamo la soluzione. Se parti, crusamientos tradizionali a base di dolci. Però se rimani, ecco i globi di Iacamientos a base di fagioli borlotti e sardine. Vari e monti una dieta super equilibrata. E se ci metti anche un paio di pernici, siamo tutti più felici. Ben detto, cugino Mari, monti a cielo. Sì, sì, sentite, questo è l'ordine della locanda, eh? Mia madre chiede di poter avere tutto per domani mattina, mi raccomando. Ecco qua. Arrivederci. Scatola di sardine e salsicce. Aspettavate visite a quest'ora, signora? No. E allora chi sarà? Non è meglio che tu vada ad aprire la porta per scoprirlo? Sì, è meglio. Salve, figliola. Buonasera, donna Francisca. Scusate se mi presento a quest'ora, ma i miei impegni e i miei oneri non mi lasciano un attimo di respiro. Ah, molte grazie, davvero gentile. Squisito, eh? Anche se, certo, a partire da ora io dovrò darmi ad altre bevande. Ragazza, c'è la bocca? No, non c'è. Quella che avete detto voi non c'è. Allora mi accontento del liquore alla nocciola. Prego, assaggiate queste delizie che ho comprato alla Puebla. Sono cioccolatini. Vi trovo molto silenziosa, donna Francisca. Potremmo sederci e così parlare in tranquillità. Oh, perdonate la mia scortesia, signora mia. Accomodatevi, per favore. Vi ringrazio. Ebbene, a cosa devo l'onore? Beh, ecco, presto arriverà il giorno della mia partenza, donna Francisca, e sarebbe un peccato se una donna come voi e una come me, che per una cosa o per l'altra saranno ricordate dalle generazioni a venire, si fossilizzassero su banali diverbi. Di che diavolo state parlando? Vorrei che rimanessimo in buoni rapporti, detto in parole povere. Che dimenticaste i battibecchi che abbiamo avuto, perché sono inutili. Per me è stato più di un battibecco il fatto che mi abbiate disprezzata quando mi sono trovata in difficoltà, signora madre del sindaco. Sono solo dettagli, cara. Considerate che passeranno almeno 4, 5 o 6 anni prima che potremo rivederci. Oh, volete andare via da Puente Viejo? Mi si spezza il cuore. Non posso negarlo, ma certo nel momento in cui il mio peso prenderà il posto di lei, che ormai è agli sgoccioli, dovrò stare al suo fianco per aiutarlo a governare il paese. Sapete che senza di me quell'uomo non è altro che una nullità. Aspettate, aspettate un momento. Davvero credete che Pedro Miragnar governerà la Russia quando morirà Lenin? È sicuro quasi al 100%. Non posso rivelarvi la mia fonte perché sapete che sono una persona discreta, ma è decisamente molto affidabile. Quasi divina, direi io. Se vi è apparso proprio il signore in persona per comunicarvelo, non serve dire altro. Quasi, quasi, quasi. Anche se ormai dovrò cominciare a seguire un'altra strada, perché noi comunisti non crediamo nel signore. Desiderate così tanto pochi anni di gloria terrena, anche se vi costeranno l'eterna condanna all'inferno, compagna Dolores? Beh, mettendola così, no. Quando diventerò vecchia, tornerò a essere credente e così sarà tutto risolto. La cosa buona della religione cattolica è che basta chiedere perdono per espiare ogni colpa. Non saprei, signora Dolores, considerando che il signore ovunque potrebbe scoprire le vostre intenzioni e dire a San Pietro di darvi picche. È quel che temo, sì. Ahimè, dovrete scegliere tra una cosa e l'altra, carissima. Raccogliete tutto, signorina Beatrice. Tra poco sarà pronta la cena. Non fate i capricci. Perderete la vista e ci manca solo quello.
Se poi perdete anche l'udito, siamo a posto. Volete mostrarmi il vostro disegno? È stupendo, dico sul serio. E quello che mi piace di più è che sprizza serenità e allegria. Si può sapere a chi si deve questa gioia? L'assenza di Don Hernando. Come mai avete tanta avversione per lui? Vi ha forse fatto del male? Il Signore non è cattivo come sembra. Vi do la mia parola. Lo so perché mi piace osservare le persone. E vi posso assicurare che Don Hernando vi adora con tutto il cuore. Si merita un'opportunità, non vi pare? Accidenti, siete molto affascinante, Messia. Dite sul serio, Emilia? Non sono sicura che questo vestito sia adatto a una serata a teatro e a un ristorante di livello. Oltretutto mi è stato prestato, non avevo chiesto di uscire a divertirmi in realtà. Farete un figurone, non preoccupatevi. Ebbene, chi è il fortunato che vi accompagnerà? Don Carmelo Leal, dovrebbe arrivare a momenti. Carmelo? Non l'ho mai visto uscire con una donna. È stato uno scherzo del destino. La prenotazione era a nome di Don Severo e Donna Candela. Hanno avuto un imprevisto e, beh, per non sprecare la serata andremo noi due. Direi che allora è stato un bello scherzo, no? Sentite, ora che siamo sole, vorrei chiedervi scusa per la confusione che si è creata con la storia delle insegne. A che cosa vi riferite? Beh, ho scoperto che oltre a me si sono rivolte a voi anche mia cognata Marianna e Dolores. Ah, è vero, sì. Ma purtroppo ho dovuto rifiutare le loro richieste. Non ho il tempo di svolgere tutto questo lavoro. Mi dispiace moltissimo, non era mia intenzione creare un tale scompiglio. So che siete stata tormentata da tutti gli altri negozianti, quindi è colpa mia. No, scusatevi, cara. È un onore sapere che tutti vogliono il mio aiuto. E sapete che vi dico? Che cercherò di organizzarmi al meglio in modo da poter accettare tutti i lavori. Ve ne sono molto grata davvero. La verità è che mia cognata Marianna e Grazia hanno appena aperto un negozio di moda e li aiutereste ad aggiungere un tocco di stile all'attività. In questo caso rinuncerò anche a qualche ora di sonno, ma vi do la mia parola che mi occuperò di tutto. Siete molto gentile. È il minimo per come mi avete accolta qui a Puente Viejo. Beh, anche Puente Viejo ha i suoi lati negativi, con nome e cognome, ma questo lo scoprirete da sola. Però cerchiamo di essere cordiali con le persone per bene. Siete riusciti a farmi sentire amata e importante. Su questo non c'è dubbio. Che cosa avete fatto? Non abbiamo ucciso nessuno, Severo, non ti arrabbiare, dai. Sarà Carmelo ad arrabbiarsi quando scoprirà il vostro inganno e avrebbe tutti i motivi del mondo. Ma cosa c'è di male nel fargli passare una serata con una donna intelligente e bella? No, Candela, nella vita non funziona così. Non si può imporre l'amore tra un uomo e una donna. Ah, e lo dici tu che hai assunto un'attrice perché fingesse di essere la tua fidanzata così che io mi buttassi tra le tue braccia? Non è la stessa cosa. No, e che differenza c'è? Sentiamo. Cognato, perché non mi dai una mano? Sì, certo che sì. Come ti è venuta in mente una cosa simile? Perché Carmelo è molto solo. E Messia è sveglia, nubile e se si curasse un po' anche bellissima. Chiedervi solo una cosetta. Cosa succederà quando scopriranno che non è stato altro che un inganno? Beh, con un po' di fortuna, quando lo scopriranno, sarà già sbocciato qualcosa per loro e non ce lo rinfacceranno mai. Soprattutto dopo la serata di passione che li aspetta. Avete forse messo la testa? Passione? Ma se ne ho
vuoi davvero? Certo. E stasera le cose cambieranno, ragazzi. Proprio stasera? Sì, abbiamo un piano. Ah, non ne dubito, quale? Uno spettacolo a teatro e una cena in un ristorante romantico. Avremmo dovuto convincere l'autista a farli rimanere lì così da passare la notte alla guerra. Sol, come è nessuno? Sol, queste sono cose importanti. Che c'è? Gli serve una piccola spinta. Sì, ma non dovete buttarli giù da un precipizio. Avete fatto abbastanza, d'accordo? Promettete che non farete la spia? No, certo che no, certo che no. E comunque non sarebbe necessario, perché Carmelo e Messia sono abbastanza in gamba per rendersi conto anche da soli dell'inganno. Forse no. Dicono che lavorare in bambisca. Cielo. Che cosa ci tocca sentire alla nostra età, Lucas? Giocare a fare il video. Questa storia non finirà bene e sappiate che quando sarà confesseremo che voi siete le responsabili di questo imbroglio. Quando andremo alle nozze, vi pentirete di essere stati così malfidati. Sì, le nozze. Un'altra? Certo. Scusate il ritardo, è tanto che aspettate? No, solo qualche minuto, non preoccupatevi. Mi sono intrattenuta a parlare con Emilia. Vi trovo molto bella, se me lo permettete. Grazie, molto gentile. Anche voi siete un figurino. Grazie, molto gentile. Che peccato dover indossare i vestiti migliori per ogni disposizione che so. So? Sì, lei e il marito avevano prenotato dei posti a teatro e un tavolo al ristorante. Ma lei è venuta una forte migrania e quindi ha chiesto a noi di andarci. La cosa non mi quadra, Carmelo. Io avevo capito che a cambiare i loro programmi fossero stati Don Severo e Donna Candela, a causa di un imprevisto lavorativo del signor Severo. No, chi ti ha detto questa cosa? Beh, Candela in persona. Perché Severo non aveva programmi per oggi, e infatti l'ho appena visto. Stava andando a cena con Candela. Non ci posso credere. Oh. Voi pensate che... Che sia tutta opera di Sole e di Candela per farci avere un appuntamento. Le credete capaci di questo? Ma certo che sì, sono più pericolose di un campo minato. Oh, caspita! Ma che grande imbroglione che sono. Beh, e adesso cosa facciamo? Che ve ne pare se ci godiamo la serata e poi pensiamo a come fargliela pagare? Mi sembra un'ottima idea. Molto bene, allora mi permettete di accompagnarvi a teatro, signorina? La vettura ci aspetta in fondo alla strada. Con molto piacere. Passione casa ogni euro. Solo qui i migliori elettrodomestici ti regalano uno smart TV da 43 pollici. Ma vale 499 euro. E qui i regali sono sempre uno spettacolo. Ogni euro batte forte, sempre. Quattro nuovi giudici. Due direttori artistici per le due squadre che si sfideranno in uno spettacolo da non perdere. Amici, il serale, da sabato 25 marzo su Canale 5. Il massimo della bontà incontra il benessere delle fibre. Più integrali Gambusera, dell'11% di fibre e un gusto eccezionale. Più integrali Gambusera, senza olio di palma. Ogni giorno trasmettiamo allegria, informazione, sport,
ma non solo. Con Fabbrica del Sorriso in 13 anni abbiamo raccolto, grazie al vostro aiuto, oltre 65 milioni di euro per dare una mano a chi ha bisogno. E lo faremo anche quest'anno. Con AIRC, Make a Wish Italia e Fondazione Ospedale Meglio. Lotteremo contro i tumori dei bambini. Scegli la fibra infostrada e un link con 4 giga, 400 minuti e 400 sms costa la metà. Mentre store, tutto molto interessante. Problemi di stitichezza, intestino pigro? Da 40 anni ESI propone le 10F, la formula originale che favorisce le fisiologiche funzioni intestinali. E dove il problema è più spinoso, arriva la nuova versione, le 10F più forte. Solo le originali hanno il marchio ESI. Avevo 216 di colesterolo, cercavo di stare un po' attento, ma a volte non basta. Sopra 200 il colesterolo in eccesso può causare problemi cardiovascolari. Poi ho provato Danacol, uno al giorno, insieme a una vita sana. Grazie agli steroli vegetali riduce il colesterolo. Sta diventando buio per girare. Dov'è Jürgen Klopp? Qual è il problema? C'è ancora luce fuori. 30% di visibilità in più. Nuovo Mocha X, con fari LED intelligenti. Tecnologia premium per tutti. Nuovo Mocha X continua la super automazione ombre fino a 5.000 euro. Offerte bloccate sabato e domenica. Col tempo la pelle perde elasticità e le rughe diventano più profonde. Nuovo Eucerin con filler elasticity con acido ialuronico e actina aiuta a riempire le buche e migliora l'elasticità della pelle, rendendola compatta e luminosa. Scopri la linea elasticity da Eucerin. E da oggi acquista una crema giorno della linea filler. Eucerin ti regala il trattamento notte. Se il mio cane è sempre pieno di vitalità e voglia di giocare, è perché gli do Cesar ogni giorno. Deliziosi bocconcini cucinati al vapore, buone verdure e cereali di qualità, particolarmente adatti ai cani di piccola taglia. Cesar, per amarlo come lui ti ama. E come pulito il mio vicino, una grigia è qui, il suo corpo è fino a giù, dove gli cani si forma di più, con la crescita allungazione. Tutto diventa più avvincente con il complice giusto. Nuova Nissan Micra, complice perfetta. Ogni volta che ti piace qualcosa ti dico no, non puoi. Con Granarolo oggi puoi. Tutto il gusto della mozzarella, dello stracchino e della ricotta, con il 30% di sale minimo e la metà dei grassi. Con Granarolo oggi puoi. I miei gioielli mi ricordano cosa ho raggiunto. Pandora, cosa dicono i tuoi gioielli di te? Non ti lascerei mai, tu per me sarai per sempre. Maria Rosa, resta quello che sei, sei unica. Ho sbagliato in tutto la mia vita. Voglio dirti quanto sia lui per me. Maria De Filippi, il meglio di C'è Posta per Te. Domenica in prima serata, Canale 5. Vieni nei negozi Vodafone, trovi il nuovo Huawei P8 Lite 2017 con 2 giga inclusi a 1 euro. Di quello che vuoi, Ippolito, ma tua madre non sta affatto bene. Con questa storia della Russia sta dando di matto. Bene, ma tu lo sai che è molto incline alle manie di grandezza. Sì, ma stavolta ha oltrepassato il limite. Ha fatto qualcosa che io non so. E lo zimbello di tutto il paese, ti sembra poi? Mi ha detto che... sta in qualità di prima dama russa. Non è un comportamento adatto alla madre del sindaco. Per questo credo che dovresti parlarle, prima che la situazione degeneri. Che le dico? Quello che vuoi per farla tornare con i piedi per terra. Eccola, sta arrivando, fatti coraggio. Madre, dobbiamo parlare. Ora no, vado di fretta, figliola. Devo andare dalla parrucchiera di La Cueva per fare qualche prova. Prova di che cosa?
parrucchieri, dico io, no? No, 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 stai esagerando perché con questa follia ho superato ogni limite, te l'ho appena detto. Anche ah, di che storia si sta parlando, Tom? Vedete, stavamo dicendo che ci sembra alquanto improbabile, per non dire impossibile, che abbiano dato a mio padre la carica di lei. Perché dici questo, figlio mio? Perché non è russo, tanto per dirne una. Ma è come se lo fosse, gli hanno anche cambiato nome. Piotr Miranienko, non dico altro. Ma, suocera, non vi rendete conto che ciò che state dicendo non sono che fandonie? Smettetela di rovinare tutto quanto, so bene quel che dico. Da che vuol dire pensatela come volete. Sì, sì, no, non l'ha pronunciato bene, no. No. Da svitagna. Perfetto. Questa è esattamente la modifica che volevo apportare al mio testamento. Bene, allora non resta che firmarla. Ditemi dove. Donna Francisca, voi firmate qui. E i testimoni a fianco. Padre Berengario, tocca a voi. Sii delicato, capomastro. Non voglio che strappi il foglio o che lasci una grossa macchia. Starò attento, donna Francisca. Verificate che sia tutto in ordine, avvocato. Qualcosa non va, dottore? In realtà sì, non... Spiegatevi, vi prego. Non ho idea di cosa abbia Beatrice, perché teoricamente sta bene e non trovo la causa del mutismo. Ma deve esserci, questo è chiaro. Sì, sì, certo. Non dico che sia una scelta di Beatrice di rimanere in silenzio, ma a livello fisico è tutto a posto. Siete sicuro di ciò che dite? Totalmente. I risultati sono tutti normali, sia l'udito che le corde vocali sono in perfette condizioni. E quindi? Vedete... Credo che si tratti di un problema di carattere psicologico. No, Beatrice, non sto dicendo che sei matta, niente del genere. D'accordo, è semplicemente che... Vedi, nella vita possono verificarsi delle esperienze traumatiche che somatizziamo a livello fisico. Forse è possibile che ti sia successo qualcosa che ora ti impedisce di parlare. E che possiamo fare, dottore? Consultare uno specialista. Se decidete di farlo, io posso consigliarvene uno bravo. Tu che ne pensi, Beatrice? Ecco, non so se risolverà il problema, ma vale la pena tentare. No? Non avete nulla da perdere. Io penso che un bravo specialista, con le conoscenze necessarie, potrebbe identificare la causa. Che ne dici? Vuoi fare un tentativo? Brava ragazza, coglieremo questa occasione. Vi sentite bene, donna Francisca? La salute non mi manca, per fortuna, però mi sento vuota, abbandonata. Affidatevi a Dio, lui non vi abbandonerà mai. Non mi siete di grande conforto, padre Berengario. Io mi sento sola. La mia vita non è andata proprio come avrei desiderato. Questa è la verità. Ma voi siete una donna potente e rispettata. Non vi manca niente. Mi manca l'affetto. Non ho più familiari se non mia zia Eulalia. Ed è una parente acquisita. Beh, Dio provvederà. Ma bisogna essere generosi con lui. Che volete dire? No, dico solo che avreste dovuto essere un po' più generosa con lui e con
con i suoi rappresentanti in terra nel vostro testamento. Non credo che possa lamentarsi. Io da sola mantengo più che bene varie chiese e oltre a queste un paio di preti. Ah. Siete un angelo, donna Francisca. Volete che vi confessi prima di andar via? Non mi serve confessarmi, ma prendere un po' d'aria. Mi accompagnate a passeggiare in giardino? Per me è un piacere. Signora, ho detto all'autista di accompagnare l'avvocato alla stazione di Munia. Vi telefonerà appena avrà depositato il testamento. Grazie, Maurizio. Firmato i documenti? L'avvocato è appena andato via. E allora? Ti ha lasciato qualcosa? E ancora più importante, hai lasciato qualcosa a me? Accontentati di avere lavoro e buona salute. Non chiedere di più. Quindi non... non ci lascerà niente, vero? Tanto dolore. E morirò povera come una straccione, Maurizio.